Lo State of Play si è aperto con un segmento interamente dedicato ai videogiochi per PlayStation VR 2. Il primo a mostrarsi è stato The Foglands, uno sparatutto soprannaturale sviluppato da Welltold e in arrivo nel corso del 2023. Dopodiché è toccato a Green Hell VR, che si presenta come un videogioco di sopravvivenza ambientato in una foresta ricca di pericoli, anch'esso in arrivo nel 2023. Altro giro, altro sparatutto. Synapse, realizzato dai creatori di Fracked e Far Cry VR Dive into Insanity, intende invece catapultarvi in un mondo surreale in cui a dominare sono i toni del grigio delle ambientazioni e i colori accesi dei proiettili e dei poteri scagliati dal protagonista. Anche in questo caso il lancio è previsto nel corso del 2023. Il successivo Journey to Foundation, in arrivo nell'autunno di quest'anno, è invece un gioco d'avventura fantascientifico ispirato alla Fondazione, celeberrima serie di romanzi sci-fi di Isaac Asimov. A chiudere il segmento dedicato a PlayStation VR 2 ci ha pensato Before Your Eyes, colorata e immersiva avventura interattiva di Skybound Games, in uscita tra pochi giorni, il 10 marzo 2023. Come anticipato alla vigilia dello show, c'è stato spazio anche per Destiny 2, più precisamente per un trailer della storia dell'Eclissi, nuova espansione programmata per martedì 28 febbraio. L'attenzione è stata poi subito spostata su Chia. La coloratissima ed attesa avventura ambientata in un arcipelago ispirato alla Nuova Caledonia si è mostrata in un nuovo trailer e ha finalmente ricevuto una data. Uscirà il 21 marzo su PS4 e PS5 e sarà disponibile fin dal day one nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. A proposito del servizio in abbonamento, Sony ha colto la palla al balzo e ha bruciato i tempi annunciando la lineup dei giochi in arrivo nel PlayStation Plus a marzo. Il piano Essential, tanto per cominciare, accoglierà martedì 7 marzo Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e COD Vein, i quali andranno a sostituire in via definitiva i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio. Due settimane più tardi, il 21 marzo per la precisione, il catalogo di PlayStation Plus Extra si arricchirà con Rainbow Six Extraction, Immortals Phoenix Rising, Ghostwire Tokyo e Uncharted Collezione Eredità dei Ladri, oltre al già citato CIA. Chiuso il capitolo Plus, lo State of Play ha ripreso ad elargire annunci e informazioni sui nuovi videogiochi in uscita. Spazio dunque a Humanity, un nuovo visionario puzzle game con elementi sandbox sviluppato dal creatore di Tetris Effect e Rez Infinite. Dopo l'annuncio della data d'uscita dell'avventura narrativa Goodbye Volcano High, fissata per il 15 giugno 2023 su PlayStation 4 e PS5, c'è stato spazio per la presentazione di Naruto e Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, che in occasione del 20° anniversario del franchise mira a riunire tutti i momenti chiave delle prime 4 edizioni di Storm. Per la gioia di tutti gli appassionati di giochi di ruolo, Larian Studios è intervenuta durante lo State of Play per annunciare l'arrivo di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5, fissato per il 31 agosto 2023. È stato poi il turno di Wayfinder, action RPG fantasy dei creatori di Darksiders Genesis, che ha invece fatto una capatina per annunciare l'open beta al via su PS4 e PS5 il 28 febbraio. Tutti i riflettori sono stati poi reclamati da Capcom, che ha presentato i nuovi lottatori di Street Fighter 6 e diverse novità su Resident Evil 4 Remake, per il quale sono state mostrate alcune fasi avanzate dell'avventura, confermata la modalità mercenari e annunciata una demo speciale, attualmente priva di una data d'uscita. Come preannunciato, il segmento finale del PlayStation State of Play è stato interamente dedicato a Suicide Squad Kill the Justice League, atteso nuovo gioco dei creatori della celebrata serie di Batman Arkham. Nel corso di un segmento lungo ben 15 minuti, abbiamo potuto rivedere l'action adventure in azione, scoprendo nelle meccaniche da shooter in terza persona e ammirando i differenti stili di combattimento dei 4 super cattivi giocabili. Il lungo video di gameplay si è concluso con la notizia che tutti attendevano, l'annuncio della data d'uscita. Suicide Squad Kill the Justice League ci ha ufficialmente dato appuntamento su PlayStation 5 per il 26 maggio. Che ve ne è parso di questo show? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.